Domenica scorsa sono andato a vedere Giurato numero 2 in un cinema a Roma che lo trasmetteva in lingua originale. Devo dire che è stato anche un po' complesso perché dovevo andare a un altro cinema che però era al completo. Sono rimasto basito nel notare che in uno dei tre cinema che a Roma trasmetteva questo film in lingua originale ci fosse il pienone, ma evidentemente le cose stanno cambiando. Non me ne ero accorto, pur facendo un mestiere che dovrebbe farmi notare queste cose. E si parla appunto di un film di Eastwood, 94enne. Certo, io posso essere, o tendo a essere, non particolarmente imparziale quando si tratta di Eastwood, perché lo ritengo la più grande figura nella storia del cinema. Se dobbiamo mettere insieme l'impatto d'attore e l'impatto da regista. L'impatto d'attore è incredibile, con personaggi straordinariamente iconici, in particolar modo quelli nei film di Sergio Leone e quelli nei film di Don Siegel, e in particolare nei film di Don Siegel si tende a pensare all'ispettore Callahan, Dirty Harry, che è effettivamente un personaggio entrato nell'immaginario collettivo. Ce ne sarebbero altri, ma comunque già da attore basterebbero questi a far pensare a un attore enorme, pur avendo limitate capacità di recitazione a livello di numero di espressioni, che però, come diceva Sergio Leone, come ho visto dire a Sergio Leone in un video, magari lui ne ha 2, altri ne hanno 10, ma quelle due funzionano molto bene, mentre altri ne hanno 10 che non impattano assolutamente come le due di Eastwood. Per quanto riguarda la sua carriera da regista, è stata lunghissima, siamo a 53 anni a oggi. Il suo primo film, Brivido nella notte, del 71, e ci sono dei film straordinari in tutte le varie fasi della sua carriera. Però si può dire che lo stile Eastwood, la riconoscibilità dei film di Eastwood esce fuori in maniera chiara da Bird in poi, e ancora di più dagli Spietati in poi. Spietati che considero uno dei 10-20 film più incredibili nella storia del cinema. Per quanto riguarda questo Giurato numero 2, qui Eastwood si nota, si percepisce, si riconosce come Eastwood, nonostante la regia sia di un asciutto, di un essenziale incredibile. Questo dimostra come la capacità di fare una grande regia non dipende da utilizzare piano sequenza particolarmente lunghi o movimenti di macchina particolarmente arditi, assolutamente no. Questi usano una regia basata su inquadrature fondamentalmente basiche, campi, controcampi, un montaggio di un armonioso incredibile che permette di entrare dentro la storia. Quindi capire bene che la regia è tanto migliore quanto permette allo spettatore di entrare dentro la storia. Se tu entri dentro la storia, la regia è una grande regia. Poi può avere piena sequenza di 5 minuti, campi e controcampi fatti da inquadrature di 5 secondi l'uno, da stacchi di montaggio ogni 3 secondi, per dire le due estremità. Non è quello, è cosa sta funzionando nel farti stare lì a fianco a loro. In questo film, inquadrature basiche, campo, controcampo, montaggio fluidissimo alla Eastwood, questo cinema essenziale, in questa messa in scena essenziale, si fa la miglior regia possibile per raccontare una storia che ci testimonia come il sistema giuridico in un mondo occidentale, ma probabilmente in un sistema giuridico in qualsiasi paese del mondo, è intrinsecamente fallace, dove la verità e la giustizia, o quantomeno una giustizia giudiziaria, non possono andare di pari passo, e dove ci sono degli eventi che non si possono accettare razionalmente, e quindi ci sono dei delitti che richiedono necessariamente un colpevole per placare la sete di vendetta, che probabilmente non è la sete di giustizia, ma che impone la ricerca e la condanna di un colpevole, qualunque esso sia. In questo film, e non faccio spoiler perché si vede dai primi 10-15 minuti, sappiamo che la scelta deve essere fra una persona fondamentalmente sfortunatissima e un innocente. Uno dei due deve prendersi 30 anni di galera, e uno dei due deve decidere per se stesso e per l'altro. Quindi una posizione quasi impossibile. Eastwood ci vuol far empatizzare con questo giurato che deve prendere questa decisione, cerca una soluzione che tenga insieme le due cose, cioè non far punire l'innocente, ma non costringere se stesso, colpevole di imperizia in un certo senso,
prendersi 30 anni che assolutamente non meriterebbe, ma ci rendiamo conto molto presto che questo suo tentativo non può funzionare perché la gente non sarebbe disposta ad accettarlo. E la giustizia o il sistema giudiziario ha bisogno di un colpevole, ha bisogno di una vendetta da consumare e di far pagare comunque qualcuno, quando anche non fosse veramente un colpevole. E quindi riflettiamo sulla inefficacia di un sistema giudiziario, sulla nostra necessità di far pagare qualcuno come esseri umani e soprattutto alla fine, che se non si fa la cosa giusta, il conto si presenterà alla nostra porta, perché qualcuno verrà a bussare metaforicamente e letteralmente. Grandissimo Eastwood, e se questo fosse il tuo ultimo film sarà stato quello giusto.